operare da tanti anni, quindi sia Perugia che altre sedi locali. In particolare io parlo da Firenze, dove opero con la mia società. Ho iniziato con Pisa, Lucca, Firenze, ho seguito anche degli interessantissimi progetti che in particolare furono svolti alcuni anni fa, proprio riferiti al pubblico femminile delle imprenditrici, si chiamava Business Women, e in quella sede già era forte la sensibilità sulla tematica della formazione dell'imprenditoria femminile. Quindi io devo dire che confermo quello che ho scritto un paio di settimane fa in un articolo dove citavo il caso eccellente delle Camere di Commercio, che ho chiamato Camera con vista lunga, perché guardare al mondo dell'imprenditoria femminile, o comunque lavorare per approfondire la conoscenza dei numeri, dei dati su una parte così importante della nostra imprenditoria attuale e futura, credo che sia un merito di lungimiranza che a me piace riconoscere al soggetto che oggi mi ospita e a cui voglio proporre anche alcune considerazioni che io ho chiamato un po', diciamo, un po', vorrei che fossero anche ottimistiche, un po' di metodo e un po' che tengono conto purtroppo di una considerazione contingente di un momento estremamente difficile, non solo per l'imprenditoria femminile, ma per l'imprenditoria in genere. Io mi occupo di gestione aziendale, gestione di impresa, di migliorare i risultati che le imprese possono raggiungere, perché questo dovrebbe essere l'obiettivo di qualsiasi imprenditore, a prescindere dal genere. Oggi chi decide di fare impresa è chiamato a farlo in un contesto particolarmente difficile. Devo dire la verità, adesso condividerò magari anche alcune immagini a supporto. Non è una situazione la situazione che stiamo vivendo, la situazione post-Covid o di Covid, perché siamo ancora nel pieno di una pandemia, è una situazione che rivela questo concetto che Kotler già nel 2011 chiamava della nuova normalità. Kotler, da molti, è conosciuto come l'inventore della scienza del marketing, per cui per operare in condizioni di perenne emergenza le aziende dovranno comunque dotarsi di sistemi e processi in grado di affrontare continui cambiamenti. Quello che voglio dire quindi a chiunque voglia fare impresa, uomo o donna che sia, è che l'assetto organizzativo, gli strumenti di cui vi doterete, è molto probabile che siano destinati a invecchiare presto, perché lo scenario al quale vi affacciate, dove operate, cambia a prescindere dalla vostra volontà e dalla volontà di chiunque. Però oggi vogliamo anche dedicarci al miglioramento. Oggi proprio in questa sessione mi piacerebbe dare qualche riferimento per migliorare la probabilità che l'impresa ce la faccia a essere convincente nei confronti di chi potrebbe essere chiamato a darle fiducia. Quando parliamo di credito, merito creditizio, stiamo parlando di chiedere a un soggetto di dare fiducia ad un'impresa, un'impresa che ha un tasso di rischio congenito. Vediamo come possiamo arrivare a gestirlo in maniera quantomeno consapevole. Io sostengo da sempre che l'imprenditoria sia, che il fare impresa sia molto un'attività di capacità di comunicazione verso l'esterno, comunicazione verso i propri partner, comunicazione verso i propri dipendenti, quella capacità di fare rete di cui ho sentito parlare dall'avvocato Grechi è, credo, una considerazione fondamentale. Tra l'altro, quasi direi in maniera evolutiva, è dimostrato che le donne hanno molta più capacità di essere collaborative rispetto agli uomini, che evidentemente non ha portato i risultati attesi, se a oggi comunque non siamo in grado di sfruttare l'enorme potenziale che una effettiva parità di genere in campo economico potrebbe portare. A quanto ammonta questo potenziale? Ci sono state delle indagini in questo senso. La McKinsey ha stimato che a livello mondiale l'incremento della ricchezza complessiva ammonterebbe a 12 trilioni di dollari. Considerate che un trilione è un miliardo di miliardi. Quindi fare una cosa che avrebbe una sua logica, al di là, diciamo, da un punto di vista anche semplicemente etico, sarebbe una cosa anche molto conveniente. Qui ho evidenziato che nella zona del mondo dove ci troviamo noi,
questo incremento, vedete, siamo in una parte più sviluppata, quindi in termini percentuali non sarebbe quello meglio dell'11%, ma sarebbe tra virgolette soltanto il 9%, ma equivale a 2 trilioni di dollari. È una cifra inimmaginabile. Oggi che si mettono in campo tantissime risorse per l'economia, basterebbe veramente lavorare per la parità di genere effettiva per generare moltissima ricchezza. Però questo è un messaggio che io voglio dare da un punto di vista puramente pragmatico, al di là del fatto che io eticamente sia profondamente convinto della necessità di fare un lavoro di questo tipo, penso che i numeri diano ragione al lavoro in questa direzione. Purtroppo non è così. Se noi vediamo in questa eccezionale, lo devo ribadire, indagine che avete condotto, una delle immagini purtroppo più triste che io ho trovato all'interno di questa indagine è il tasso di sopravvivenza delle imprese femminili. Quindi cosa vuol dire? Che per il primo, secondo anno ancora se la giocano con le imprese a prevalenza maschile, però dal terzo anno in poi, questa è un'immagine che ci tornerà comoda fra pochissimo, ecco che si verifica una forbice, un gap, quindi c'è un tasso di sopravvivenza che già si stacca di quasi 5 punti al terzo anno. Questa, peraltro, era un'indagine svolta sui dati relativi al 2018, questi sono i dati quantitativi, immaginiamoci qual è l'effetto nel 2020. A livello mondiale, nel 2020, questi sono i tassi di chiusura collegati al Covid. Tra l'altro, un'indagine interessante è stata svolta da un social network, cioè in collaborazione con un social network che è Facebook, dove vediamo che in Europa il gap di chiusura è più basso rispetto ad altre zone. Immaginiamo le zone meno sviluppate del mondo, che l'Africa subsahariana e l'America Latina, però diciamo che anche in Europa ce la giochiamo perché il tasso di chiusura femminile è del 23% rispetto a quello maschile del 17%. Perché questa cosa ci deve interessare in termini di accesso al credito? Perché non è una buona notizia per chi deve valutare il merito del credito. Perché? Perché chi valuta il merito del credito tiene conto di tre parametri, che sono probabilità di fallimento, valore dell'esposizione al momento del fallimento e tasso di perdita al momento del fallimento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se l'impresa maschile o femminile domanda credito all'istituto, questo istituto valuta questi soldi che presterà all'impresa ponderando questo prestito, questa disponibilità in relazione alla probabilità che l'impresa fallisca. E purtroppo, se io guardo al passato, perché? Perché non ho gli strumenti per guardare al futuro. Gli istituti di credito hanno difficoltà a fare un outlook su quello che sarà tra un anno, 2 anni e 3 anni. Quindi da questo punto di vista hanno più facilità a indagare sul passato, sulla storia. E purtroppo la reputazione dell'imprenditoria femminile è ingiustamente a suo sfavore. Abbiamo visto dei numeri che purtroppo non sono lusinghieri, per una serie di ragioni. È vero, c'è una questione culturale nel senso di accesso a strumenti di gestione dell'impresa che è più difficile da parte delle donne. Questo è un fatto, io non ne faccio, non esprimo in questo senso un giudizio, è semplicemente una constatazione. Tutto questo porta a voler ammortizzare questo prestito in che modo? Chiedendo delle garanzie che sono quasi sempre di natura reale ad un'imprenditrice che ha difficoltà a mettere a rischio evidentemente un patrimonio in quanto non disponibile o in quanto semplicemente magari non si ha piacere a garantire da questo punto di vista. Quindi l'impresa del credito, chi ci potrebbe aiutare a sviluppare il nostro business, deve tenere conto di questi tre fondamenti. Quindi ha più difficoltà a fare un'analisi che sia di natura qualitativa. Quindi l'indicazione che io voglio dare in questa sede è quella di dare un aiuto a chi vi valuterà da un punto di vista di progetto imprenditoriale a fare proprio quel tipo di considerazione. Cioè, se il nostro passato, il nostro curriculum imprenditoriale o non esiste perché siamo
un'azienda giovane, oppure quando si vanno a vedere le statistiche non è a nostro favore, diamogli qualche elemento per poter valutare positivamente il nostro progetto di business. E come facciamo a raccontare positivamente il nostro progetto? Lo possiamo fare semplicemente evitando di dargli modo di valutare il rischio potenziale del nostro progetto. I motivi per i quali le aziende falliscono ci vengono in aiuto. Perché sono, se guardiamo anche semplicemente i primi tre motivi, il primo motivo per il quale le imprese falliscono sono il fatto che costruiscono qualche cosa che nessuno vuole. Cioè il fatto che l'impresa possa assicurare che esiste un mercato per il prodotto o servizio che realizza o vuole realizzare è assolutamente fondamentale. Guardate, questo aspetto non è così scontato. Quando noi facciamo dei corsi anche relativi proprio a startup o al business design, noi invitiamo a raccontare il modello di business con un modello che adesso è piuttosto diffuso anche a livello europeo quando si tratta di domandare finanziamenti, che si chiama Business Model Canvas. Sono 9 le sezioni con cui noi possiamo raccontare il nostro modello di business. Quindi cosa facciamo, il valore offerto, in che modo lo comunichiamo, i canali, il tipo di relazione che stabiliamo con i clienti, anche come mi pagano i miei clienti, quindi quali sono le attività chiave che devo saper presidiare al meglio e anche le risorse di cui devo disporre. I partner chiave, tra i quali metterei evidentemente anche il sistema camerale o comunque tutti gli organismi che conosciamo, e tutto questo determina una struttura di costi. Mentre la maggior parte delle persone è convinta che bisogna lavorare sulla parte bassa, quindi sull'assicurare che i ricavi siano maggiori dei costi, ma quello, io non mi stancherò mai di dirlo, è anche nei giorni in cui ho fatto il corso sul bilancio proprio a Perugia, questa cosa l'ho sottolineata quasi ogni volta, i ricavi superiori ai costi sono soltanto la conseguenza di un buon modello di business. Eppure, quando domando da dove si comincia a raccontare un modello di business, quasi tutti iniziano dal valore offerto. Quindi la prima indicazione che do quando andate a parlare con una banca o con un soggetto che dovrebbe concedere credito è quella di spostare l'attenzione verso i segmenti di clientela. Quindi non esiste un valore offerto se non esiste un soggetto che sia disposto a riconoscerlo. Quindi date garanzie sufficienti, come con dei test di mercato, con delle analisi, dimostrate di saper raccontare il vostro mercato meglio di chi vi sta ascoltando, perché un funzionario di banca non può conoscere il funzionamento di tutto il sistema economico, ripeto, soprattutto in un mondo dove il futuro è estremamente volatile e difficile da valutare. Andiamo rapidamente. Quindi a destra noi dobbiamo tenere in considerazione il mondo del valore che offriamo ai nostri clienti, e a sinistra dovremo raccontare anche la tematica dell'efficienza, cioè in che modo riesco a generare questo valore in maniera efficiente, efficace e soprattutto in maniera da non avere dei costi che siano superiori ai ricavi. Sembra banale. Il secondo aspetto su cui le imprese, non solo quelle femminili, ma in generale battono il muso, comunque hanno difficoltà a superare la giovane età, il primo e il secondo anno, è quello che assumono male o assumono poco. Quando io voglio essere credibile nei confronti di chi potrebbe concedermi del credito, tra gli aspetti qualitativi che devo dimostrare c'è quello del possesso di competenze. Il possesso di competenze che cosa vuol dire? Vuol dire essere capaci, qui siamo nello stadio della collettività, diciamo che dopo lo stadio dell'avvio di impresa, che è questa colonna gialla che troviamo all'inizio, dove l'imprenditore o imprenditrice può anche tentare di lavorare da solo, da sola o comunque prevalentemente con le proprie forze, la capacità di delegare agli altri parte delle proprie attività, di affidarsi a qualcuno che dovrebbe essere qualcuno che dispone di competenze diverse dalla mia, è fondamentale. Questa è una ricetta di successo che vale per tutte le aziende, deve valere anche per le imprese femminili. Tra l'altro esistono degli studi, e questo diciamo non va a merito della stragrande maggioranza delle imprese, perché la stragrande maggioranza delle imprese è a prevalenza maschile nei ruoli decisionali. Esistono degli studi invece che dimostrano che se questi ruoli fossero
bilanciati in termini di genere, le organizzazioni avrebbero molto più successo ed efficacia sia in termini di vendite che di profittabilità. Questo ciclo evolutivo dell'impresa si chiama ciclo di Gregner, quasi sempre, come abbiamo visto anche dalla slide sul tasso di mortalità, il problema non è il fatto di lanciare un business che ha magari una qualche chance di successo, forse si basa su un buon intuito imprenditoriale o su un buon assetto iniziale. Il problema è quello di superare quello che è il, diciamo, dal secondo al terzo anno in poi, si direbbe, è il momento in cui occorre fare squadre e diversificare le competenze. Perché diversificare le competenze? Perché occorre avere anche tanti sensori diversi per capire da che parte arriverà il cambiamento, un cambiamento al quale l'impresa deve sempre essere in grado di rispondere. Fate attenzione, io vi sto parlando di strumenti e di cultura che non sempre sono a disposizione del soggetto con cui andrete a parlare in banca. Perché? Perché è un soggetto che non è spesso sufficientemente allenato a leggere questo tipo di scenario. Quindi il suggerimento che faccio io, siccome da un punto di vista quantitativo queste persone sono allenate a domandarvi cose troppo semplici come un sistema di garanzie, dovete essere convincenti da un punto di vista qualitativo. Quindi raccontare il business, il vostro assetto, in maniera consapevole e soprattutto in maniera adatta al mondo che stiamo vivendo, d'accordo? Continuiamo il nostro viaggio perché un altro degli elementi che possono essere favorevoli a ridurre la probabilità di fallimento della vostra impresa ha a che fare con tutti questi loghi. Questi loghi rappresentano altrettante aziende che sono state lanciate da un'unica persona, quindi un esperto di startup e di avvio di imprese, imprese di successo, è questo signore che si chiama Bill Gross. E lui ha individuato 5 elementi di cui in parte abbiamo già parlato, quindi abbiamo il team, vedete, è il secondo elemento, quindi le persone che devono comporre la mia impresa, il modello di business, quindi come funziona anche l'organizzazione, se vogliamo, della mia impresa, vediamo col verde le risorse finanziarie che servono a far funzionare l'impresa, le idee alla base dell'impresa e il timing. Che cos'è il timing? Il timing è il momento in cui noi usciamo sul mercato, presentiamo la nostra proposta di valore al mercato. Ebbene, fra questi 5 elementi, la correlazione più forte che ha trovato fra il successo dei suoi progetti e questi elementi è stata proprio sul timing. Quindi la terza raccomandazione che vi faccio, dopo quella di studiare bene il vostro mercato, quindi il vostro modello di business, circondarvi di persone che sappiano fare cose diverse dalla vostra e raccontare questa organizzazione con un organigramma, con anche una mappa delle competenze, sempre nella straordinaria, lo ripeto ancora una volta, indagine condotta da Union Camere sull'imprenditoria femminile, ho scoperto, perché non lo sapevo, che al di là del fatto di investire nell'economia verde, le imprese femminili sono spesso dotate di un livello di cultura, quindi titoli di studio che sono superiori rispetto a quelli maschili, diciamo mediamente sulle imprese innovative, ecco, sulle imprese innovative, quindi specifico l'area. Quindi il team è fondamentale, quindi raccontare chi saprà fare certe cose è fondamentale, ma prima di tutte scegliete il momento giusto in cui uscire. In termini di timing, io ho riportato anche alcuni esempi di imprese di grande successo che sono nate attorno alla grande recessione, quella che ha preceduto quella che stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi anni, che è stata quella del 2008, quindi la crisi finanziaria. Alcuni di questi loghi magari vi sono più noti. WhatsApp è un logo che ormai è presente in tutti i nostri telefonini, ma qui vediamo anche Dropbox, Uber, che per quanto esista in Italia soltanto per il trasporto di cibo è un'impresa di enorme successo in tutto il mondo, Instagram, che probabilmente oggi come oggi è il social network a maggior incremento, ormai credo da 3 anni. Quindi in momenti come questi le opportunità di intuire qual è un settore, un business che potrebbe portare soddisfazione sono sempre interessanti. Voglio dare anche un messaggio positivo in un momento veramente pazzesco, devo dire, come questo. È un momento in cui occorre
inventare e rafforzare i nostri muscoli del cambiamento. Questo è un aspetto importante. Purtroppo questi muscoli del cambiamento non sempre sono quelli che ci vengono richiesti dal mondo del credito, che, lo ripeto, fa una valutazione sul futuro andando a osservare il passato. E quindi quando c'è un'azienda che molto semplicemente non può dimostrare di possedere un andamentale, si chiama così il nostro curriculum bancario nei confronti del credito, deve essere molto forte nella narrazione del progetto di business. Quando io parlo di progetto di business, voglio essere anche chiaro, non sto parlando di un business plan. Quando si chiede un business plan, quella è la conseguenza quantitativa, ma io posso assicurare che quei numeri si verificheranno quando ho studiato bene il mio settore e il funzionamento del mio modello. Andrei ancora avanti, quindi ci sono queste quattro dimensioni che io sottolineo e riporto proprio a favore prima ancora, ecco, il motivo per avere successo nei confronti del credito. Noi dobbiamo lavorare prima di andare a bussare a quella porta, perché la narrazione che noi dobbiamo fare del business è una narrazione che dobbiamo avere letteralmente sulla punta delle dita. Io qui ho messo un'immagine che è quella della tastiera di un ascensore. Da questo punto di vista c'è un esercizio che vi invito a fare se siete imprenditori, imprenditrici o avete intenzione di raccontare il vostro business a qualcuno. Tenete conto che a conquistare l'attenzione del vostro interlocutore, immaginate di essere dentro l'ascensore di Los Angeles o comunque dalle parti della Silicon Valley, dove persone, è lì che è nato questo esercizio, con grandi disponibilità di denaro potrebbero fare con voi quei 40 piani che li portano a destinazione. Quindi avete a disposizione 2 minuti di tempo per convincerli a prendere il vostro biglietto da visita. Ce la fareste a raccontare il vostro business in 2 minuti? Vale a dire, molto semplicemente, per chi generate vantaggio, in cosa consiste il vostro vantaggio in termini di proposta di valore per questo mercato e in che modo questo valore potrebbe trasformarsi in risorse, vale a dire trasformare questo valore in ricchezza. Provate a fare questo semplice esercizio. Prima ancora di andare a scrivere un business plan. Il business plan lasciateli fare ai consulenti o ai soggetti che devono mettere a pulire i numeri. Qui stiamo parlando di dare concrete ragioni per credere nel vostro business. Perché? Perché, ripeto, da un punto di vista quantitativo, le statistiche non sono a favore dell'imprenditoria femminile. Dunque, questo signore lo metto in conclusione perché è colui che ben prima del Covid aveva codificato l'espressione cigno nero. Che cos'è il cigno nero? È una variazione genetica, è un animale che anziché nascere come è sempre stato bianco, nasce nero. È un filosofo questo signore, qui lo vediamo intento a far pesi che è la sua seconda passione, però questo signore ci dà un'indicazione che può essere anche diversa da quella che avremmo sperato, però ci dice non cerchiamo di prevedere il prossimo disastro, ma proviamo a costruire sistemi adatti a reggere lo shock, a sopportare meglio la crisi che verrà, addirittura a rafforzarsi usando le crisi. Questo lo diceva prima che arrivasse il Covid. Il Covid, anche quando sarà passato, non sarà l'ultima delle crisi che dovremo affrontare. Quindi il consiglio che io mi sento di dare è quello di allenare soprattutto gli organi dell'ascolto. L'ascolto lo possiamo fare leggendo le informazioni che abbiamo a disposizione. I numeri che Union Camere ci ha messo a disposizione, secondo me, sono preziosissimi e andrebbero veramente affissi alle stazioni, ammesso che ancora ci siano persone che vanno a prendere i treni in un momento come questo. Però per dire, avete fatto veramente un lavoro pregevole, al di là delle indicazioni politiche o dei piani o degli intenti, quello che trovo veramente importante è mettere in guardia chiunque faccia impresa dal fatto di dire ce l'ho fatta, adesso si continua così. Quello che è il segreto del successo anche delle grandi imprese che conosciamo, guardiamo una per tutte Amazon che in questo momento si è trovata pronta a cogliere questo momento, ma sono anni di insuccessi che l'hanno portato a sviluppare un sistema di business che è chiamato più che resiliente, deve essere un sistema antifragile, cioè in grado di sopportare anche momenti di crisi. Chiudo con una battuta,
di uno dei miei autori preferiti, Kurt Vonnegut, che dice che è un po' come saltare giù da una scogliera e sviluppare le nostre ali mentre cadiamo. So che questa immagine è abbastanza inquietante, però fare impresa vuol dire imparare un mestiere che forse non è quello che abbiamo, per il quale abbiamo studiato e quello che abbiamo esercitato per tutta la vita. Immaginiamo quanto abbiamo rapidamente dovuto imparare a fare questo tipo di riunioni, stando ognuno seduto alla propria scrivania. È chiaro, ci manca tutta la comunicazione corporea oppure metaverbale, però a questo ci siamo dovuti adattare. Torneranno momenti in cui ci potremo guardare negli occhi e riempire platee di persone con cui condividere queste idee, però imparare il mestiere di comunicare anche riducendo i canali è un mestiere che abbiamo imparato a fare appunto rapidamente. Io in questa sede devo dire, è una sede dove io mi sento a casa. La Camera di Commercio è sempre stata estremamente accogliente nei confronti dei contributi di chi, come me e come le società, come chi studia, diciamo, il business, la gestione in genere, è disposto a dare. Quindi io davvero ringrazio moltissimo questa Camera con vista lunga, come la chiamo io, perché vuol dire essere lungimirante e adempiere a una funzione sociale che io trovo fondamentale per le imprese. Però, ecco, metto veramente voglio mettere anche un accento sull'attenzione che occorre fare al fatto che una volta che che siete partiti, bisogna in qualche modo conservare sempre una mentalità da start-upper, ecco, come se fosse il primo giorno. Questo è il consiglio che mi sento di dare. E quando andate a parlare con un istituto di credito, non lasciate a loro fare un lavoro che dovete fare voi. Quindi la preparazione del piano, la narrazione del progetto di impresa e poi tutta la parte quantitativa. Io in questa sede, dottor Pera, non mi sentirei di aggiungere molto altro. Sono assolutamente disponibile a domande che potessero essere fatte di approfondimento anche su questa tematica, però è una tematica anche se vogliamo molto ampia, che ha anche implicazioni di natura contabile, finanziaria, tutti gli aspetti, però tecnicisti, ecco, io in poco tempo ho voluto dare qualche notazione anche di statistica un po' più ampia. Spero che possa essere.